Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come aggiornare le riceventi Express LRS via Wi-Fi. L'aggiornamento tramite Wi-Fi è un'alternativa al Betaflight Pass-Through, metodo che io in genere preferisco, ma se avete problemi con questo metodo potete provare il Wi-Fi come alternativa. Su questo video non mi soffermerò sui passaggi base, ma darò per scontato che sappiate come collegare e configurare sia modulo che ricevente. Per chi partisse da zero invece ho già realizzato alcuni tutorial base, se non sapete come muovervi con Express LRS li trovate linkati in descrizione. La prima cosa da specificare è che non tutte le riceventi possono essere aggiornate tramite Wi-Fi, in quanto questa caratteristica deve essere supportata direttamente dall'hardware della scheda. Capire se la vostra supporta questa feature è molto semplice, perché quando è disponibile la troviamo come opzione direttamente sul configurator. Come vedete la BetFPV che userò per questo tutorial è supportata, in quanto qui abbiamo Wi-Fi. Se invece ad esempio scelgo una ricevente FerreSky R9 Mini, come vedete non è disponibile Wi-Fi perché questa ricevente non ha l'hardware dedicato. Quindi rimetto BetFPV 2.4 GHz e scelgo Wi-Fi. Qui sotto configuriamo la ricevente con le nostre impostazioni preferite. A questo punto clicchiamo su Build. Questo passaggio è un po' diverso dal solito perché con le riceventi facciamo Build and Flash, ma noi per aggiornare tramite Wi-Fi dobbiamo semplicemente fare Build. Quindi procedo. Come vedete il programma sta creando il firmware. Una volta che il configuratore ha finito, si aprirà una finestra col firmware. Infatti, come vedete, qui abbiamo BetFPV 2400 versione 2.0.1 con il formato BIN. A questo punto spostiamo il firmware in una cartella più comoda, come ad esempio Download o anche Desktop. Io la metto in Download. Ora ci servirà un dispositivo che sia capace di comunicare con la ricevente. A tal proposito possiamo usare uno smartphone, un portatile o un PC fisso se ha una scheda di rete Wi-Fi. A prescindere dal dispositivo che userete, i passaggi sono sempre gli stessi. Vediamo come fare su Windows e su Android. La prima cosa da fare è mettere la ricevente in Wi-Fi mode. Questo avviene in automatico dopo che la ricevente viene alimentata per 20 secondi. Se si tratta di una ricevente già bindata, non accendete la radio, altrimenti si binda il radiocomando e non entra in modalità Wi-Fi. L'attivazione del Wi-Fi dopo 20 secondi è scritta nel firmware, quindi se la vostra ricevente è nuova e ha già su una versione qualsiasi di Express LRS, è già predisposta per entrare in modalità Wi-Fi. Questa opzione non va né sbloccata né attivata, ma è presente di fabbrica in tutte le riceventi che la supportano. Quindi ora collego l'USB che andrà a alimentare la ricevente. Come vedete dopo 20 secondi il LED ha iniziato a lampeggiare velocemente, questo è il segnale che la ricevente è in modo Wi-Fi. A questo punto clicco sull'icona connessioni e come vedete qui abbiamo Express LRS RX. Mi posso connettere. Inserisco la password che è Express LRS tutto minuscolo. Quindi faccio successivo. Ok, ricevente e PC sono connessi. Ora apro il browser e nella barra degli indirizzi digito 10.0.0.1 e premo invio. Scorro verso il basso e clicco qui per scegliere il firmware che ho creato prima. Dopo aver scelto il file, faccio Update.
Ok, aggiornamento completato. Quando vedete che il LED della ricevente sta lampeggiando di nuovo, significa che ha finito. Adesso vi faccio vedere come aggiornare con il telefono, anche se i passaggi sono sempre gli stessi. Il firmware deve essere all'interno dello smartphone. Potete usare un servizio come Dropbox o spostare il file dal PC in una cartella come farò io adesso. Per non confondermi, utilizzo la cartella download anche sul telefono. A questo punto, sempre con la ricevente in Wi-Fi mode, vado su connessioni, poi su Wi-Fi. Come vedete, anche in questo caso ho trovato la ricevente Express LRS e anche questa volta metto Express LRS come password tutto minuscolo. Quindi mi connetto. Ora apro il browser e nella barra degli indirizzi metto anche questa volta 10.0.0.1. Quindi faccio scegli file. Vado su download e scelgo il firmware che ho creato nel configuratore. Poi faccio update. Perfetto, aggiornamento completato. Anche questa volta, quando il LED riprende a lampeggiare, sono sicuro che l'aggiornamento è terminato e posso scollegare tutto. Molto bene, abbiamo finito. Questo era il mio tutorial su come aggiornare le riceventi Express LRS tramite Wi-Fi. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.